Benvenuti sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qui per un motivo speciale. Fortunatamente BenQ, società leader che produce proiettori per l'home video, ha deciso di mandarmi questo videoproiettore 4K HDR da provare. Allora, non vi nego che l'ho già acceso, però mi sono tenuto, diciamo, la parte succulenta per questo video, perché quando accendete un videoproiettore la sensazione è molto diversa rispetto a quella di un televisore, e avete proprio la sensazione di essere in una sorta di mini cinema. Questa cosa avviene anche quando avete un televisore molto grande, no? Un 55 pollici, ma non è comunque la stessa cosa. Il proiettore è il proiettore, e per chi fa parte di una vecchia generazione come me, che ricorda ancora con emozione la prima volta che andò al cinema, il videoproiettore è quella magia che riesce a portarti il cinema in casa. Allora, adesso faremo un unboxing, però prima voglio farvi vedere la chicca. Non lo avevo ancora provato con dei film. Sono andato a scegliere tre cult, li proverò tutti e tre, guarderò un po' di scene, voglio vedere che effetto mi fanno proiettate sul muro di casa, perché attualmente io non ho il telo, ma vi assicuro che sul muro, ragazzi, già sul muro, cioè, è pazzesco, sembra uno schermo. Per cui immaginate che qualità potreste avere se proiettaste le immagini su uno schermo apposta. Io trovo che sia stupendo anche sul muro di casa. Purtroppo non ho un palazzo con la parete liscia di fronte vicino, perché non mi sarebbe dispiaciuto mandare tipo una scena di zombie o cose del genere proiettata in mezzo alla strada gigantesca. È una cosa fenomenale, magari un giorno ci provo e faccio anche un video. BenQ mi ha mandato questo fantastico proiettore da provare e sono strafelice, strafelice, perché era un sogno che avevo, avere un proiettore di questa qualità qua, ragazzi. Cioè, questo è un proiettore top di gamma. Poi vi dirò qualche dettaglio in più. Intanto vi faccio vedere con che film proveremo il proiettore. Vampires di John Carpenter, edizione Steelbook della CG Home Video, una roba fenomenale. Fog per la collana, il collezionista di Eagle Picture, è uscito da poco, è un'edizione veramente molto figa, perché dentro ha, vabbè, c'è un volantino, ok, chi se ne frega, però dentro ha sia il DVD che il Blu-ray. Quindi questo cosa significa? Che voi, se siete collezionisti e non avete il lettore Blu-ray, intanto ve lo comprate e ve lo vedete in DVD, poi quando avrete il lettore Blu-ray avrà senso avere questa edizione, perché contiene tutti e due i dischi, bellissima. Per questa collana qua sono usciti anche altri bellissimi film come 1997 Fuga da New York, Dune, Highlander, insomma tantissimi altri film. Poi questa qua, cioè questa è, cioè, ragazzi, stiamo parlando di uno dei miei registi preferiti, una riedizione rimasterizzata in 4K, tra l'altro curata da Refn, che è il regista di Neon Demon. Quindi guarderemo questi tre film col proiettore BenQ 4K. Insomma, vediamo che figata è. Iniziamo con l'unboxing. Come l'ho già aperto, il cavo di alimentazione è compreso dentro, ovviamente, ed è già attaccato dietro dove ho tutti i miei cavi. Poi, che oggetto, ragazzi, che oggetto. Vediamo se riesco a romperlo, perché devo fare l'unboxing figo. Allora, CD con il software. Potete tranquillamente rovesciarlo così, perché tanto c'ha la sua protezione, che è fighissima, che non dovete buttare, perché se non avete un portaproiettore vi assicuro che è comodissimo, è veramente molto efficace, protegge molto bene, inserito dentro la sua scatola, quindi non buttatela. Questo è il proiettore, opla, lì ci sono le istruzioni, o probabilmente saranno anche nel CD-ROM, quanto sono vecchio. Faccio una premessa: io non sono un esperto di attrezzatura per guardare film, non sono esperto di televisori, non sono esperto di una mazza, però intanto vi spiego come funziona, cos'è, cosa non è, e poi vi faccio la recensione di come sembra a me. Insomma, ragazzi, questo è il proiettore, ok, qui c'ha un fantastico tasto che se lo schiacci esce lo spaccio e si impenna, la lente si deve coprire col suo coso, mi raccomando, perché così la tenete non impolverata e la proteggete botte, urti, eccetera. Chi è che mi rompe le palle? Ti contatto io tra un po', adesso sto girando un video. Bella. Cos'altro c'era? Qui c'è il telecomando, utilissimo, soprattutto perché se volete appendere il vostro proiettore
sul soffitto, poi vi voglio vedere andare a schiacciare i tasti. Ovviamente si illumina perché i proiettori si usano con poca luce o al buio. Ve lo giro così vi illustro un po' gli attacchi. Come potete vedere c'è il cavo di alimentazione qua, entrata audio, uscita audio, l'attacco per il PC, quello vecchio stile, l'HDMI 1, HDMI 2, una mini USB, un altro attacco per il monitor, diverso da questo qua, un altro attacco per il computer di questo qua, non so come si chiama, però è sempre... è figo perché ci sono degli attacchi che sono anche vecchi, quindi non so come dire, c'è tutto, c'è veramente tutto. Nella parte superiore troviamo questa leva, che è lo zoom, ok, per farlo più grande o più piccolo, e sopra affiancato la messa a fuoco, che è facilissima da usare. Essendo HD vi renderete subito conto se avete messo a fuoco, perché le immagini sono ultra definite. Sulla parte alta trovate tutti i comandi che ci sono anche sul telecomando. Adesso cosa facciamo? Posizionerò il proiettore, metterò su i film uno a uno, andremo a vedere un po' di scene e le commenteremo insieme. E le commenteremo insieme! Che ragazzi, che bomba! Oh, ragazzi, ho dovuto togliere gli occhiali da sole perché va bene fare il figo, ma al buio le devo togliere. Adesso spengo le luci, faccio qualche registrazione dei film e poi ci rivediamo qua. Salve, da che parte vai? Attraverso la città. Ah, per me va bene. Non so se mi vedete. È buissimo, questo è Jamie Lee Curtis, eh? Non so se vi ricordate che c'è anche in questo film, prima aveva girato Halloween, no? Insomma, che figata è! Questo è il tuo oro, Blake. Fu mio nonno che te lo rubò. Allora, fermiamo qua per chi non l'ha visto e passiamo al prossimo film. Fantastico, cioè vederlo così... Cazzo ragazzi, questo è un film vecchissimo, eh? Veramente sembra di vederlo al cinema, è veramente figo, veramente figo. Chiaramente non si vede bene dalla GoPro al buio, cioè questo è un problema della mia telecamera. Adesso ho messo Zombie 4K Extended Edition, una roba veramente... Il cofanetto di Zombie è qualcosa di spettacolare, c'è dentro il film in tutte le salse. Questa scena c'era Tom Savini, idolo per chiunque ami l'horror. È veramente fantastico. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirlo prima, il proiettore ha le casse integrate da 5 watt l'una, due casse integrate, quindi è veramente versatile, nel senso che potete fare una mini proiezione in casa di qualcuno senza dovervi per forza attaccare a un impianto, potete fare una presentazione. Questo è Zombie, fantastico, della Midnight, una roba veramente fenomenale, ragazzi. È uscito un bel po' di tempo fa, ma si trova. E tra l'altro notavo che c'è, adesso uno può anche dire che gli effetti, il trucco dei zombie non sia perfetto, però ragazzi, cioè, guardate come questi morti sono morti, cioè hanno un aspetto bluastro, grigio, cadaverico, danno la sensazione di morto. Oggi come oggi continuiamo a vedere zombie che sono belli rosei, quindi immaginate una persona morta da un'ora, due ore, tre giorni, quattro giorni, come può avere quell'aspetto lì? Che spesso vediamo in tanti film di zombie. Quindi chiunque faccia un film di zombie, mi raccomando, anche se avete pochi soldi, cioè fateli un po' più pallidini, un po' più grigiastri questi zombie, perché basta poco per dare l'impressione che è riuscito a dare Romero con questo film qua, perché vedete, gli zombie alla fine non sono perfetti, non dico questo, però sono, fanno la loro scena, che è quello che conta, poi alla fine hanno la loro presenza scenica e quindi tanta roba. Passiamo all'ultimo film, vi faccio vedere una scena fantastica di Vampire di Carpenter. Tu non ti muovere, ho un lavoretto per te. Sì, lo riesco. Thank you.
E insomma, come lo squarta a metà. Come lo squarta a metà è veramente una figata, ragazzi. Adesso ve l'ho fatto vedere con un po' più di luce, perché sennò la telecamera diventa matta. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Troppo figo. E niente, ragazzi, siamo tornati qua. Allora, vi ho fatto vedere un po' di scene. Ovviamente l'immagine, cioè riprendere al buio con una GoPro. Allora, ragazzi, vi aiuto col supporto del computer, perché se no sto qua 2 ore a cercare di dirvi il nome. Il proiettore è Home Cinema BenQ V1700 True 4K. Ha vinto il premio EISA come miglior prodotto 2018-2019 grazie alla tecnologia Cinema Color di cui è dotato. Io vi posso dire la mia, come esperienza personale, è una bomba, no? Cioè, il cinema ha bisogno di questo, di questa atmosfera, di questa grandezza, di questo tipo di immagine. Poi, oh, per carità, ragazzi, potete vedere benissimo i film anche su un bel televisore e andare al cinema, però questo è un prodotto veramente di altissima qualità per chi cerca questo tipo di esperienza. Vi lascerò in descrizione il link al BenQ V1700 4K HDR, ma anche i link per comprare Fog della collana del collezionista Blu-ray appena uscito, Vampires di CG On Video e Zombie di Midnight Factory 4K, fenomenale. Vi consiglio di accattarvelo, perché poi dopo non piangete se non lo trovate più. Questo è tutto dal canale di Non Aprite Questo Vlog. Commentate, mettete like, condividete il video, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. E niente, ragazzi, è un sogno che si realizza.